qualcuno di italiano, vediamo già all'opera la Banca Centrale Europea di poter in qualche modo incidere anche qui. Però le devo dire che queste grandi riforme, che mi auguro davvero si possano fare, anche se un Parlamento messo così, delegittimato in questo modo, non vedo come sia legittimato a farlo, forse nascondono, e questo è il timore, che io glielo dico molto chiaramente, perché l'ho sentito echeggiare troppe volte, e quindi mi tocca buttarglielo fuori, che dietro in realtà questo patto alla tedesca possa nascondersi un accordo alla romana. Un accordo romano di questo tipo, che preluda a una sua promozione a commissario europeo e a una nuova legge elettorale che in qualche modo agevoli e spiani la strada al futuro candidato Premier. Guardi, Presidente, se così fosse vero, sarebbe pace nel Partito Democratico, ma il requiem per questo Paese. Grazie. Chiede ora di intervenire il deputato Lorenzo Dell'Ai. Prego, ne ha facoltà. Grazie signori Presidenti della Camera e del Consiglio, colleghe e colleghi. Bastano pochi minuti e pochi punti a noi popolari del gruppo Per l'Italia per motivare il nostro voto di fiducia senza riserva e per indicare le priorità, le nostre priorità, affinché questa fiducia si conservi a lungo senza qualsiasi sudditanza. Quattro motivi politici per la fiducia. Primo, le ragioni del 29 aprile sono ancora tutte valide. Non erano solo questioni legate ai numeri dentro le Camere, ma erano legate al passaggio stretto della nostra storia nazionale in un momento di grande incertezza politica e di crescente allarme sociale. Secondo, il suo governo, Presidente, non è stato un inciuccio. Definirlo così è sbagliato e irresponsabile. E non è stato neppure un male minore. È stato un grande atto di coraggio, un forte e rischioso atto di amore e di servizio ad un paese frastornato e alla deriva. Terzo, esercitare questa azione di governo richiede tenuta psicologica e politica, generosità, visione non a breve termine. Molti nella maggioranza del 29 aprile hanno dimostrato di possedere queste doti, altri no e hanno abbandonato. La nuova maggioranza che il voto di oggi consacrerà è per questa ragione ancora di più un atto di servizio al Paese, il segno forte di una responsabilità che prosegue in un momento ancora grave. E noi dobbiamo sapere che da questo dipende una parte importante del futuro dell'Italia. Vorrei aggiungere che il nuovo, la nuova speranza, la nuova frontiera non sono cose che verranno, sono già qui e crescono e cresceranno con il crescere di questo nostro comune collettivo atto di responsabilità. Quarto, non è vero che non ci sono alternative e che dunque siamo tutti costretti a dare la fiducia al suo governo. La storia insegna che c'è sempre un'alternativa e l'alternativa è fare esattamente il contrario di ciò che stiamo facendo, e cioè scaricare sulle spalle della gente il peso della nostra mancanza di coraggio politico o quello dei nostri cinici calcoli di bottega, bottega grande o piccola che sia. È ciò che per la verità è già incominciato, è ciò che è già incominciato ad accadere di fronte, questo lo diciamo, di fronte alla triste ed inedita, ma non so quanto inedita, coppia Grillo-Berlusconi. Signor Presidente del Consiglio, per queste ragioni politiche, prima di tutto, noi rinnoviamo la fiducia al suo governo e aggiungiamo quattro condizioni per mantenerla a lungo, questa nostra fiducia. Condizioni e proposte sulle quali lavoreremo nell'ambito di quell'attività di stesura di un programma più dettagliato
al quale lei ha fatto riferimento. A noi poco importa, non siamo molto appassionati se sarà un contratto alla tedesca con notaio, di quante pagine sarà. Per noi importante è che traduca con chiarezza gli obiettivi che sono stati contenuti nel suo discorso di oggi. E le quattro priorità fondamentali per noi sono: la prima, vogliamo un'Italia più europea ed un'Europa più amica. Noi, di matrice popolare, siamo europeisti convinti e tenaci e consideriamo pura follia agitare i fantasmi dell'uscita dall'euro o dall'Europa. Sarebbe come uscire da noi stessi. Il programma del semestre europeo che lei, Presidente Letta, guiderà a nome di tutto il nostro Paese dovrà segnare, ne siamo fiduciosi, il ritorno ad un'Europa amata e spendibile sia dentro i confini europei sia nei quadranti mondiali più critici, iniziando dal Mediterraneo e da quel Medio Oriente progressivamente orfano della leadership americana. Secondo, vogliamo una politica che aiuti chi cerca e chi produce lavoro. Ciò vuol dire difesa dell'impresa che c'è, anche in emergenza, ma anche contemporaneamente impulso all'innovazione, con una politica fiscale coerente, ma anche con riforme che creino un clima favorevole a chi produce valore. Terzo, vogliamo che torni ad avere un senso forte e compiuto la parola solidarietà, una parola che troppo spesso è lontana dai nostri recenti discorsi. E vogliamo che questo accada perché altrimenti non solamente continueranno a crescere le disuguaglianze, ma crescerà anche l'individualismo e si comprometterà via via il grande valore della nostra democrazia comunitaria. Per queste ragioni noi insisteremo soprattutto su due messaggi. Innanzitutto, la necessità di un grande patto con i territori, con il terzo settore, col volontariato sociale, per una grande lotta nazionale contro la povertà e l'impoverimento e per un grande progetto di inclusione sociale. E in secondo luogo, insisteremo per un grande investimento sulla famiglia. Abbiamo colto segnali in questo senso, ma sono ancora troppo deboli. E sono anche talvolta contraddittori. Noi non siamo convinti da quanto previsto nel nuovo ISEE. Pensiamo che la famiglia non sia un tema ideologico, ma sia una condizione fondamentale per una società più giusta, che voglia accumulare futuro e per una comunità competitiva, le rubo un'espressione, Presidente, e solidale. Quarto, infine, vogliamo riforme istituzionali non episodiche e non solamente proclamate. Magari le vogliamo meno roboanti, meno altisonanti, ma praticabili in tempi brevi e soprattutto praticate. Praticate con consenso e con coerenza. Condividiamo il suo riferimento all'utilizzo dell'attuale 138 della Costituzione per iniziative legislative costituzionali che prevedano il superamento dell'attuale bicameralismo, l'attivazione di un Senato delle autonomie, eletto o non eletto se ne discuterà, in ogni caso con la riduzione del numero dei parlamentari. E siamo d'accordo che è giunto il tempo di procedere alla revisione del titolo quinto della Costituzione nel senso di un riordino dei poteri locali, ma vogliamo che ciò avvenga con uno spirito di rifiuto del centralismo statalista e con il rilancio di una cultura e di una pratica di autonomia responsabile. Concordiamo sul fatto che sia urgente una riforma elettorale e concordiamo sul fatto che la maggioranza che oggi si formalizza si prenda la responsabilità di trovare al proprio interno un punto ragionevole di equilibrio per poi aprire una discussione aperta con tutte le forze politiche. Condividiamo i principi che lei ha indicato nella sua relazione. Noi non vogliamo affatto tornare al sistema pre-anti 90, ma non è vero che è tutto oro ciò che sembrava luccicare negli anni successivi. E non è vero che ci sia un unico modello di sistema elettorale che garantisca quel valore importante e condiviso da noi
che è il principio della democrazia dell'alternanza. Dunque, discutiamo senza pregiudiziali e senza tabù. Signor Presidente, la nostra fiducia esce rafforzata dal suo discorso e, direi, ancor più dalla sua replica. Lei ha tracciato una rotta che è molto di più dei punti fondamentali per il lavoro dei prossimi 12 mesi. Si dice che il buon cristiano deve vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. Si può dire anche che il buon politico deve vivere ogni giorno come se fosse il primo di un lungo ciclo, perché è così che si serve il Paese e perché ciò che serve al Paese è una visione di lungo periodo. E se è vero che la fiducia ottenuta dalle Camere si deve poi meritare ogni giorno, è anche vero, e oggi ancora di più, che a nessuno è dato di ipotecare una data di chiusura di questa sua e nostra esperienza nell'interesse del Paese. Buon lavoro. La ringrazio. Chiede ora di intervenire il deputato Andrea Romano. Prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Colleghi, signor Presidente del Consiglio, 8 mesi fa Scelta Civica diede convintamente il proprio voto di fiducia al governo che lei presiedeva, che era un governo di larghe intese, più larghe di quelle con cui oggi lei si è presentato alle Camere, perché allora eravamo convinti che l'unica soluzione possibile dopo il voto di febbraio fosse un governo sostenuto da chi si era